Come agricoltori stiamo continuando a vivere dei momenti molto difficili. Ciò che sta accadendo in questi giorni sulle borse merci è dell'incredibile. Se continuiamo a guardare ai continui ribassi del grano tenero, del grano duro, del mais, della soia, ovviamente stiamo vivendo una fase di forte instabilità che non possiamo permetterci. Tutto questo ovviamente è figlio da una parte di grosse importazioni che arrivano sia dalla Russia, bene l'introduzione dei dazi, che dall'Ucraina, dove al contrario come Forza Agricoltura stiamo chiedendo l'estensione dei dazi anche ai prodotti cerealicoli da parte dell'Ucraina, ma dall'altra parte credo che oggi più che mai si abbia necessità di una profonda rivisitazione della politica agricola comune. Abbiamo bisogno di stabilizzare il reddito degli agricoltori, abbiamo bisogno di dare misure di mercato in grado di garantire la produzione e la produttività dei nostri agricoltori. Quindi una revisione completa delle normative legate ovviamente ai temi della condizionalità, soprattutto per quello che riguarda la BCA 7, la BCA 8. Noi non possiamo più permetterci ancora oggi di essere qui nell'ambito delle deroghe anno su anno. Vanno individuate misure che siano strutturali e non di deroga anno su anno. Dall'altra parte ci vuole una forte gestione del momento di crisi attraverso un adeguato budget proprio per gestire queste crisi. Oggi la crisi sta in qualche modo coinvolgendo tutto il settore cerealicolo europeo e mai come in questo momento c'è bisogno di misure di azione in grado di poter dare risposte. Per far questo ci vuole anche una rivisitazione molto più stronga di quello che è la politica agricola comune. Certamente le prime misure presentate dalla Commissione possono raccogliere il nostro consenso, se pensiamo alla semplificazione, anche se vorremmo che la semplificazione possa essere estesa a tutte le aziende agricole, non solamente alle piccole e alle medie. Certamente è interessante l'analisi della distribuzione del valore aggiunto, perché questo è un tema che evidentemente tocca nelle tasche i nostri agricoltori, quindi su questo noi siamo fortemente interessati a capire appunto come si può migliorare la gestione del reddito all'interno della filiera industriale, ma soprattutto c'è la necessità di rivedere in maniera strutturale la politica agricola comune. Ed è per questo che chiediamo al Ministro di far ancora più forza la proposta che possa portare ad una revisione di medio termine della politica agricola comune verso delle misure che possano accompagnare sempre di più gli agricoltori sul mercato. Da ultimo, importante, il tema del temporary framework. Noi oggi abbiamo un problema enorme in Italia, non possiamo continuare a competere con quegli stati membri che hanno margini di bilancio diversi rispetto a quello dell'Italia. Se vogliamo in qualche modo ottenere quella moratoria bancaria che possa dare ossigeno alle nostre imprese, bisogna che venga approvato velocemente il temporary framework proprio per poter consentire attraverso questo strumento quella necessaria azione per poter alleggerire il peso finanziario che tra l'altro risente anche dell'aumento del costo del denaro a seguito delle decisioni della BCE.